ragazzi, siamo di nuovo su Clash Royale. Una volta abbiamo creato un nuovo clan, andiamo a fare qualche partita. E ora, come vedete, si sente meglio perché ho tolto la musica e gli effetti del gioco, quindi si sente meglio. Beh, andiamo a giocare, no? Ieri non ho potuto fare video perché sono stato impegnato, sono andato a mare, poi a Margellino, a delle parti, dai. Come vedete non ho più il baule mega cangiante, ma il baule leggendario, perché il baule mega cangiante l'ho già aperto e quindi GG. Qui piazzerò un bel moschettiere, pure lui c'è la livello 7 ma non fa niente. Lui mi farà bei danni alla torre. Io gli piazzo la strega notturna, leggendaria ovviamente. Lui mi piazza il bombarolo, logicamente, perché non vuole che io gli faccia danni alla torre. Tutti vogliono che non gli fai danni alla torre. Facciamo... Aspettiamo che 10 minuti e piazziamo Valkyria più gigante Royal. Ma qui dobbiamo difendere. Piazziamo un bel Arcoix. È una Valkyria. Noi gli buttiamo un bel barile Joblin. Sì, Joblin. Dai che è crashato. Bene, raga, era crashato per 2 secondi, ma va bene. Questo qua c'ha il mazzo all'antica, che gioca con carte delle prime arene. C'ha il mazzo all'antica. Ah boh, non gli diciamo niente. A 2405 coppe, bella, GG. Sto giocando contro il livello più alto di me, ma va bene. Come vedete sono arrivato a livello 8, posso fare i tornei e vi farò vedere un torneo, dai. Se riesco a farvelo vedere in tempo, poi se no non lo so. Perché credo pure di no, quello mi prende la torre. 41 secondi, piazzo Lodos, Locco. Qua piazzo il moschetto. Là dovrei piazzare un draghetto, infatti abbiamo 25 secondi. Beh, credo che la prima partita persa, no? GG. Canne, meno canne. Mi ha fatto un attacco fortissimo. Io non credo che mi possa difendere quello. Oh, prima cosa io avevo preso una torre, ma credo che avevo perso. Sì, infatti. Ah no, no ragazzi. Abbiamo qualche possibilità. Ci tira una fireball. Noi gli mettiamo il gigante Royal. Proviamo la rimonta. Proviamo la rimonta, signori. La rimonta. 500 di vita alla torre. 300. Signori, si prova la rimonta. Si prova la rimonta, ragazzi. Si prova la rimonta. Mettiamo moschettiere a coperta. 59 di vita, signori, 59 di vita. Proviamo con il gigante Royal. Abbiamo perso, signori. Bene. Bella partita, giocata bene. Ha vinto all'ultimo. Ora vi faccio vedere il torneo, perché sono arrivato in arena, cioè arena 8, livello 8. E battaglia. Andremo a fare il torneo. È un torneo classico, quindi non si vince niente di che. Lui piazza subito lo stregone. C'ha il boscaiolo e questo per me non è buono. C'ha anche
come si chiama, il principe gigante, come lo chiamo io, ma non è principe gigante, perché se sarebbe principe gigante sarebbe un po' azzardato il nome, dai, principe gigante, principe Neo, per difendere dal principe gigante. Ci sono i pistrelli che picchiettano a torre, c'è il drago infernale che noi cerchiamo di difendere e non ci riusciamo perché c'ha l'ariete a torre. Proviamo a difendere con una valchiria e perso, manco una torre abbiamo preso, a box, squadra livello 9, GG. E proviamo di nuovo un'altra battaglia. E forse facciamo pure botti negli isolotti. Ci proviamo a fare botti negli isolotti, perché botti negli isolotti è un po' difficile. Sfida classica. Piazziamo subito un barile goblin. Con l'arco X a difesa. Lui ci butta pure lui un barile goblin. Ci fa bei danni il barile goblin. C'ha il minatore. E questa è una grossa preoccupazione che io ho. Perché la gente che ha il minatore, quando ha poca vita, ti può pure trollare, quindi. Ecco, come ora. Valchiria, dono è... Valchiria minatore, ma distrutto. Contanto che c'hai la Valchiria al 9, se avevo visto bene. Poi c'ha anche il Pekka al 7. Bene. Facciamo qualche danno al Pekka. C'ha anche la tronco, ragazzi. Mi sa che questa non è proprio vinta, sapete. Infatti, persa un casino. Più persa di così, pers. Cioè, solo pers più persa di così. Il Pekka non ha fatto hit a torre centrale, ma c'è il draghetto che fa hit a torre centrale. Proviamo con l'arco axe. Proviamo con l'arco X. E lui ci piazza il mini Pekka, perché è uno stronzo. Noi gli piazziamo il principe nero qui, che gli diamo il tempo della carica. No, non si è caricato. Il principe nero contro il mini Pekka è molto utile, perché il principe nero si fa bei danni, che pure... c'ha lo scudo, quindi è buono per fare queste robe, dai. Qua ho perso il principe nero, poverino. Gli mettiamo qui una bella strega notturna, già. Un draghetto, e lui ci mette il mini Pekka. È bella, raga, questa è persa. GG. Mini Pekka è... scavaminatore. Abbiamo perso il torneo, ragazzi. Beh, io vi do...